Buonasera, questi i principali titoli. In apertura del TG la pagina di cronaca, operazione caos su lavori A3, 26 indagati. Processo Chimera, confermate condanne in appello. A San Nicola da Crissa, fermati tre giovani serresi per rapina. Il procuratore generale Mazzotta lascia la magistratura per raggiunti limiti di età. A Montepaone, conferenza stampa del gruppo di minoranza. A San Vito sullo Ionio, il primo festival delle erbe. A Davoli i festeggiamenti in onore di San Vittore. Questo e tanto altro, tra poco. Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Un grave lutto ha colpito in queste ore la famiglia del presidente del Comitato Madonna della Pietra in Svizzera e Liechtenstein, Giuseppe Gullì. È morta infatti la mamma del presidente, la signora Angela Donato. A Gullì e a tutti i suoi familiari il cordoglio della redazione di Teleionio. I funerali si svolgeranno domani alle 16:30 nella chiesa matrice di Chiaravalle Centrale. Operazione Caos, sul lavori A3, 26 indagati. Frode in pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, attentato alla sicurezza dei trasporti, abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Queste le ipotesi di reato per le quali la Procura di Vibo Valentia ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 26 indagati, coinvolti nell'operazione denominata Caos, scattata il 3 aprile scorso ad opera della Guardia di Finanza. L'inchiesta svelerebbe un sistema di esecuzione dei lavori caratterizzato da una serie di falsi ideologici che avrebbero consentito alle imprese appaltatrici delle opere di ammodernamento dell'autostrada A2 di mettere in atto quella che gli inquirenti ritengono sia stata una vera truffa. L'operazione aveva portato al sequestro preventivo di beni per un valore di 12 milioni di euro a carico di imprese e relativi rappresentanti legali coinvolti nelle indagini. Fra gli indagati anche Gregorio Cavalleri, titolare dell'omonima ditta di Bergamo, appaltatori di lavori sull'autostrada, diversi funzionari dell'ANAS e ispettori di cantiere. Processo Chimera, confermate le condanne in appello. Si chiude con la conferma delle condanne inflitte in primo grado il processo in corte d'appello a Catanzaro per i 34 imputati del processo Chimera. La sentenza di primo grado si era conclusa con la condanna di tutti gli imputati eccetto tre assoluzioni, Torcasio Rita, Torcasio Angela, Ranieri Aurora, ed era stata pronunciata il 2 maggio di un anno fa dal giudice del Tribunale di Catanzaro Antonio Battaglia. Il procuratore generale Carlo Modestino aveva chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado. Scaturito dall'operazione Chimera contro coloro che sono considerati capi e gregari della Costa Lametina, Cerra Torcasio Gualtieri, si conclude così anche il secondo capitolo giudiziario. L'unica pena rideterminata è quella nei confronti di Giancarlo Chirumbolo, condannato in primo grado a 6 anni, pena che si è innalzata a 7 e 6 mesi. San Nicola, tre giovani serresi fermati per rapina, la vittima è la nonna di uno dei tre. I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno hanno eseguito tra mercoledì scorso e ieri 3 fermi per rapina. I fermati sono il 21enne Vincenzo Musolino, il 24enne Domenico Marchese, incensurati, e Giuseppe Musolino, 24enne, avvisato orale. I tre, tutti di Serra San Bruno, sono accusati di essere gli autori della rapina perpetrata nella mattinata del 19 luglio ai danni di TT, 78enne di San Nicola da Crissa, nonna di uno dei tre arrestati, a cui gli stessi avrebbero sottratto un'ingente somma di denaro contante, circa 60.000 euro, che la donna custodiva in cassaforte. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due Musolino, travisati in volto, alle prime ore della mattina di mercoledì si sarebbero introdotti furtivamente nell'abitazione della vittima, poco prima visitata dal nipote Marchese. La signora, minacciata con una pistola a giocattolo, sarebbe poi stata immobilizzata e bendata e, impossessatisi delle chiavi della cassaforte, i due avrebbero poi proceduto a trafugare da qui il bottino, dileguandosi subito dopo.
Sono dunque subito scattate le attività di indagini dei carabinieri per risalire all'identità dei rapinatori. A condurre le investigazioni sono stati i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Serra San Bruno, congiuntamente ai carabinieri della stazione di San Nicola da Crissa, che hanno ricostruito nei minimi dettagli la vicenda e raccolto tutti gli elementi che hanno consentito di individuare i presunti colpevoli. I tre dovranno ora rispondere di rapina aggravata in concorso. Già ascoltati dai magistrati della Procura di Vibo Valentia, Vincenzo Musolino e Marchese, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio, mentre Giuseppe Musolino, irreperibile sino a ieri, è stato associato presso la casa circondariale di Vibo Valentia in attesa dei riti di convalida e di garanzia. La donna è rimasta profondamente turbata, ma per fortuna illesa. Lite tra automobilista e pedone a Botricello, un ferito grave. Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro dopo una lite con un automobilista. È accaduto a Botricello, centro della costa ionica, sulla strada statale 106, nella serata di ieri. La lite, secondo quanto si apprende, è scaturita da una mancata precedenza. La vittima, un ferroviere di 56 anni, GS, stava attraversando la strada mentre passava un'auto guidata da un giovane di 27 anni, DA, titolare di un'azienda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina e dalla stazione di Botricello, il giovane non si sarebbe fermato e l'uomo avrebbe urlato qualcosa. A quel punto il giovane avrebbe bloccato la marcia, sarebbe sceso dall'automezzo ed avrebbe colpito il 56enne con un calcio, facendolo cadere a terra. Nella caduta l'uomo avrebbe sbattuto violentemente la testa. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi. Sul posto è giunta un'autoambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso. Il ferroviere è stato ricoverato nell'ospedale di Catanzaro in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche a causa di una vasta emorragia cerebrale. Per il 27enne invece è scattato l'arresto con l'accusa di lesioni gravissime aggravate dai futili motivi. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento restrittivo. Il procuratore generale di Catanzaro, Mazzotta, lascia la magistratura per raggiunti i limiti di età. 'Ndrangheta può essere definitivamente sconfitta, per questo mi appello ai calabresi affinché vincano l'omertà e scelgano di stare con lo Stato. Lo ha detto il procuratore generale di Catanzaro, Raffaele Mazzotta, che dopo oltre 45 anni di servizio lascia la magistratura per raggiunti i limiti di età. Già procuratore capo alla Lamezia Terme e Crotone, Mazzotta vive sotto scorta dal 2002. L'ormai ex procuratore generale, nel suo breve discorso, ha ringraziato i magistrati del distretto, il personale della polizia giudiziaria ed amministrativa e gli avvocati. L'invito rivolto da Mazzotta a tutti i presenti è stato quello di operare nell'esclusivo interesse dei cittadini. Il presidente della Corte d'Appello, Domenico Introcaso, ha rilevato che come l'impegno, il rigore e l'equilibrio abbiano caratterizzato la carriera del procuratore Mazzotta. Il procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, ha ringraziato pubblicamente Mazzotta per la sua vicinanza e per il suo impegno concreto nell'opera di ristrutturazione e di rilancio della Procura distrettuale di Catanzaro. In rappresentanza del CSM era presente il consigliere Massimo Forciniti, mentre per l'avvocatura hanno preso la parola il presidente dell'Ordine Giuseppe Iannello e il presidente della Camera Penale Giuseppe Carvelli. Le funzioni di procuratore generale, in attesa della nomina del nuovo titolare dell'ufficio, saranno svolte dall'avvocato generale dello Stato Beniamino Calabrese. Sì, è vero, ho sentito oggi intorno a me grande affetto, grande stima, ma veramente sostanziale, non retorica. E questo mi ha fatto estremamente piacere e mi ha commosso. 46 anni, voi capite che significa la vita, sono tantissimi. Io ho sempre creduto nell'istituzione che ho servito. Per me la magistratura è il massimo. Io ci ho creduto tantissimo, ci continuo a credere, sono orgoglioso di quello che ho fatto, non spetta a me valutare i risultati, ma sicuramente ho dato ogni mia energia, sottraendola anche magari alla mia famiglia. Un vasto incendio si è sviluppato nei pressi dell'imbocco della galleria San Sinato, direzione Catanzaro. Le fiamme hanno lambito la strada statale e le abitazioni vicine, creando forti disagi alla circolazione stradale. Sul posto i vigili del fuoco per provare a spegnere l'incendio rapidamente estesosi. Il traffico è stato deviato su Germaneto, direzione Viale Europa.
Stavano per portar via uno scooter T-Max nella centralissima via Pascali, ma i loro movimenti sospetti non sono sfuggiti agli uomini della squadra volante della questura di Catanzaro, che sono intervenuti tempestivamente. Accortisi della presenza dei due poliziotti, gli uomini di etnia Rom cercavano di sfuggire nascondendosi nella fitta vegetazione, ma sono stati bloccati e successivamente tratti in arresto e restituito il motociclo rubato al legittimo proprietario. I due sono ora ai domiciliari in attesa di direttissima. A2. Oliverio, finalmente il governo dà fondi alla Calabria. Il presidente della giunta regionale commenta l'approvazione in Senato dell'emendamento Naccarato. L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento Naccarato al testo del decreto Mezzogiorno è il giusto riconoscimento alla proposta che la Regione Calabria ha avanzato da tempo sia all'ANAS che al Ministero delle Infrastrutture. Saranno destinati alla Calabria 735 milioni di euro per investimenti finalizzati all'ammodernamento della rete stradale calabrese interconnessa con l'autostrada del Mediterraneo. È quanto afferma in una nota il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio. Ringrazio il senatore Paolo Naccarato, prosegue la nota, per essersi reso protagonista di una proposta emendativa che ha fatto propria la nostra richiesta di destinare alla Calabria risorse che rischiavano di essere destinate in un fondo indistinto, ma anche per l'impegno e la determinazione con cui ha eseguito l'iter parlamentare al fine dell'ottenimento dell'approvazione della norma. Un risultato non scontato, ma straordinariamente importante, per aver espressamente indicato la Calabria come destinataria di somme che erano state genericamente destinate alla disponibilità dell'ANAS e alla sua programmazione autonoma. Ora invece quelle somme sono vincolate in coerenza con un'impostazione che dalla Calabria abbiamo sostenuto con forza anche attraverso una proficua interlocuzione con i ministri Graziano Del Rio e Claudio De Vincenti, che ringrazio per la disponibilità espressa in Senato ad accogliere la proposta. Quella di oggi, conclude il presidente della giunta regionale, è la prova che finalmente alla Calabria il governo non sottrae, ma finalizza fondi per ridurre il tasso di perifericità della nostra regione e per velocizzare e mettere in sicurezza i collegamenti interni e le vie di comunicazione nazionali. Ora con ANAS apriremo il confronto necessario a definire la programmazione di queste importanti risorse in direzione dell'ammodernamento delle infrastrutture della nostra regione. Il sottosegretario al turismo Dorina Bianchi a Soveria Mannelli. L'incontro operativo del sottosegretario ai beni culturali e al turismo Dorina Bianchi giovedì 20 luglio alle 19 presso la Sala della Libertà del Palazzo Comunale Cimino a Soveria Mannelli ha anticipato gli eventi culturali di Essere a Soveria promossi dalla locale civica amministrazione guidata da Leonardo Sirianni. La visita dell'esponente del governo è stata l'occasione per sviluppare le potenzialità culturali, turistiche e produttive della cittadina presilana. Le risorse della città sono state illustrate dal sindaco Sirianni insieme al vice sindaco Mario Caligiuri, al presidente del consiglio comunale Angelo Sirianni e al consigliere con delega allo sviluppo economico Florindo Rubettino. Nell'occasione della sua presenza il sottosegretario ha visitato le attività commerciali, la biblioteca Michele Caligiuri, il lanificio Leo, la videoinstallazione La memoria del futuro di Fabrizio Plessi in Piazza Bonini, l'Officina della Cultura e la Rubettino Editore. Soveria Mannelli è un bellissimo paese che tra l'altro anche ha avuto la capacità in tanti anni di lavorare sulla sua parte culturale e sulla parte imprenditoriale, pur essendo un paese dell'entroterra è riuscito a conservare quelle che sono un tessuto produttivo importante, quindi da qui partiamo naturalmente dalla possibilità di per esempio essere punto di convergenza di start-up, è sicuramente uno dei comuni più informatizzati d'Italia e da qui possiamo partire, quindi una delle idee che potrebbe, su cui noi come Ministero stiamo lavorando è quello di valorizzare le start-up e trovare un comune come quello di Soveria che abbia la capacità di invitare, di ospitare giovani che hanno idee innovative sicuramente può essere un punto di forza. Altra cosa importante è per esempio il turismo in libertà, cioè tutto quel turismo che tramite i caravan ha la possibilità di decidere di soggiornare in
percorsi alternativi. Fare delle aree attrezzate sui caravan può essere un'idea importante, come puntare sulla tradizione, quindi abbiamo parlato fino adesso di cose moderne, abbiamo parlato di viaggio, adesso secondo me un altro ambito è quello della tradizione, quindi la capacità di puntare sull'artigianato di qualità che qui a Soveria esiste, abbiamo la presenza di Lanificio Leo, quindi tutta quella che è il manifatturiero, che può essere riscoperto e valorizzato. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco. Bentornati in studio, continuiamo con le notizie. Presso la sede del Consiglio regionale della Calabria si è parlato di politiche giovanili. Vediamo il servizio. Politiche per i giovani è la proposta di legge che è stata presentata stamani a Palazzo Campanella dal presidente del gruppo La Sinistra in Consiglio regionale Giovanni Nucera, delegato del presidente Oliverio alle politiche giovanili, sport, associazionismo e volontariato. All'incontro hanno preso parte anche Marcantonio Malara, presidente della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Fanti, componente del direttivo arciprovinciale della Città dello Stretto e rappresentanti dell'Associazione Mente Tecnica e del CUS. L'obiettivo del progetto normativo, ha spiegato ai giornalisti il consigliere proponente Giovanni Nucera, è quello di valorizzare i giovani promuovendone la partecipazione attiva e rispondendo alla grande domanda di impegno sociale in tutti i settori. Fra le finalità specifiche del provvedimento, la promozione dello sviluppo dei servizi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori socioeducativi nell'ambito delle politiche giovanili e la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili, finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando inoltre l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici per i giovani. Sostiene infine progetti innovativi volti a favorire l'imprenditoria giovanile. Questa legge vuole mettere al centro i giovani, vuole che la Calabria inizi un nuovo percorso virtuoso. I dati ci mettono in una situazione di difficoltà. I giovani in Calabria, quasi il 58%, non è occupato. Dobbiamo intervenire su una nuova programmazione, dobbiamo intervenire per far sì che con i fondi comunitari europei e con il patto per il Sud si riesca a fare una nuova programmazione per i giovani in Calabria. I giovani nostri in questo momento non hanno le stesse opportunità che hanno altri giovani di altre regioni, i giovani lombardi, i giovani veneti, noi gli dobbiamo dare, la politica deve intervenire per dare le stesse opportunità. Si è tenuta a Montepaone la conferenza stampa del gruppo di minoranza Impegno e Solidarietà, il servizio con l'intervista di Sabrina Moroso. Entra nella storia della giurisprudenza il caso Montepaone, unico comune in Italia ad essere senza bilancio a seguito di una sentenza del TAR Calabria, che accoglie le motivazioni del gruppo di minoranza che per primo aveva denunciato illegittimità nell'approvazione del bilancio di previsione 2017. Nella sala consiliare del Comune Ionico, in una conferenza stampa, il gruppo di minoranza accompagnato dagli avvocati Pitaro e Liperotti del Foro di Catanzaro spiega le motivazioni che lo hanno portato a ricorrere al Tribunale amministrativo in una vittoria politica che reclama con orgoglio. Il gruppo di minoranza in conferenza stampa reclama la dignità negata dell'amministrazione al ruolo della minoranza, chiedendo al prefetto di prendere provvedimenti. Innanzitutto un ammonimento che si ripercuote ormai da 3 anni, perché questa è la terza approvazione del bilancio che è viziata nella sostanza e nella forma. Già dal primo anno, a tal proposito, l'amministrazione emiliarese aveva dimostrato un senso di approssimazione, inadeguatezza, superficialità di approccio a quello che invece è il momento più alto della vita politica e amministrativa di una comunità, per la valenza che il bilancio riveste nelle scelte gestionali dell'ente. Prima della seduta del Consiglio del 30 marzo, il gruppo
gruppo di opposizione, anche in uno spirito assolutamente non ostruzionistico, ma di propositività e di collaborazione, aveva chiesto un differimento della seduta, proprio perché c'erano state delle violazioni inerenti il regolamento di contabilità, lo statuto per quanto riguardava la convocazione del Consiglio stesso, il deposito degli atti, la presentazione eventuale di emendamenti ed infine la mancanza di allegati fondamentali al bilancio, tutti elementi che hanno impedito lo svolgimento pieno del nostro mandato elettorale. Pertanto, sentendoci lesi in quelle che sono le prerogative proprie dei consiglieri comunali, abbiamo avvertito su di noi la responsabilità anche per la popolazione che rappresentiamo in seno al Consiglio comunale, e avevamo inizialmente chiesto il differimento ad un diniego superficiale, spocchioso da parte della maggioranza. Abbiamo inteso proseguire appellandoci al TAR e affidando la nostra difesa ad avvocati dalle indiscussa professionalità e capacità, quali l'avvocato Giuseppe Pitero e Gaetano Liperotti. Con gli avvocati entreremo poi nel merito della questione, ma dal punto di vista politico la sentenza del TAR ha già aperto uno spazio a numerose riflessioni. Chiederete la testa dell'assessore al bilancio, dello stesso sindaco, a prescindere dalle decisioni che prenderà poi il prefetto? Io ritengo che si tratta di una situazione mai successa nella comunità monteponese. Il sindaco stesso dovrebbe fare una riflessione approfondita su quello che è lo status del suo organo esecutivo ed indubbiamente deve dare alla cittadinanza tutta anche una risposta determinata. È impossibile che si arrivi per la terza volta, torno a dire, all'approvazione di un bilancio che presenta tutti i vizi e la superficialità con quale si è arrivata all'approvazione stessa. Indubbiamente io mi aspettavo che già questa stamattina l'assessore al bilancio rassegnasse nelle mani del sindaco le proprie dimissioni. Ma c'è un altro particolare che non va sottaciuto: il ruolo rivestito da chi invece è proposto al controllo degli atti, alla valutazione della propria legittimità, che in questa questione ha preferito tante volte defilarsi e non ascoltare quelle che erano le giuste lagnanze proposte dal gruppo di opposizione. Allora, siamo con gli avvocati che hanno seguito dal punto di vista giudiziario questa vicenda. Vi aspettavate una vittoria al TAR? Quali sono stati i punti su cui avete spinto per cercare di far valere le ragioni che la minoranza aveva da subito manifestato in Consiglio Comunale? Guardi, è stata una bella vittoria che il mio studio, ovviamente anche il mio collega Gaetano Liperotti che sta con me in studio, ha avuto. Tra l'altro è un primo caso in Italia, quindi il caso è anche bello e affascinante dal punto di vista professionale. Ma direi che abbiamo vinto su tutti e tre i fronti, perché noi abbiamo proposto tre motivi di diritto: dalla mancata convocazione, o meglio la tardiva e irrituale convocazione del Consiglio Comunale. Lei sa che bisogna dare alcuni giorni, ora non voglio spiegare in maniera specifica, ma il Consiglio Comunale ha dei riti e quindi bisogna convocarlo dando al consigliere alcuni giorni. Questi termini sono stati violati. Poi c'è un altro termine che riguarda il deposito dei documenti contabili, che è di 10 giorni. Anche questo termine è stato violato. E poi c'è l'elemento più importante di cui parlava poc'anzi il professore Candelieri, cioè la mancata allegazione del piano degli indicatori, che è un elemento assolutamente necessario e indispensabile previsto dalla legge nella fase in cui si approva il bilancio. Questo documento non c'era, ha detto bene il professore, ha anche fatto verbalizzare in Consiglio Comunale l'assenza di questo documento assolutamente importante e indispensabile, e però non è stato allegato. Ora, anche su questo aspetto il TAR ha giudicato e ha detto in maniera assolutamente, secondo me, inoppugnabile: il bilancio è così com'è, non va bene, quindi è stato annullato. Direi un disastro su tutti i fronti questa questione. Ovviamente io mi limito a dare un parere assolutamente tecnico e non politico, ma direi un disastro su tutti i fronti. Un caso bello, un caso anche nazionale, su cui credo che anche la giurisprudenza si intratterrà per approfondire.
Detto questo, ovviamente... Proprio perché è il primo caso in Italia, ci aiuta a capire quali potrebbero essere i risvolti. Ci potrebbe essere un ricorso al Consiglio di Stato, il prefetto in questo caso come dovrebbe intervenire? Beh, sulla possibilità che il Comune faccia ricorso al Consiglio di Stato non dipende certamente da noi. Ovviamente noi siamo assolutamente sereni, credo che la legge sia chiara. Il decreto legislativo 118 prescrive in maniera chiara che questo elemento debba essere contenuto nella. Ovviamente se il Consiglio di Stato si pronuncerà in maniera differente ho qualche dubbio, però ovviamente non dipende da noi. Il prefetto, al momento c'è un dato che è un dato documentale, storico. Il Comune di Montepaone, mentre io e lei stiamo parlando, è senza bilancio. E lei sa che il bilancio è un elemento indispensabile, è un elemento assolutamente necessario per andare avanti. Ora cosa farà il prefetto? Io intanto stamattina ho notificato attraverso una PEC al prefetto questa sentenza e ho detto assumi i provvedimenti del caso. Ora vediamo come, diciamo, che tipo di atteggiamento assumerà il Ministero degli Interni, perché un comune senza bilancio non può stare. E poi credo che la minoranza come dire, si determinerà di conseguenza, ritengo. Ora la mossa tocca al prefetto, al Ministro degli Interni e poi se il sindaco vorrà fare appello ovviamente aspetteremo la notifica di questo appello. E allora un caso che è destinato a fare giurisprudenza, lo abbiamo già detto, il primo in Italia. Da avvocato affrontarlo, che tipo di esperienza ha dato dal punto di vista professionale? È stata senz'altro un'esperienza gratificante visto l'esito, ma soprattutto una sentenza importante perché riafferma il ruolo del Consiglio Comunale all'interno del quadro degli organi di un comune, perché molto spesso assistiamo nei nostri comuni piccoli e grandi al fatto che i consigli comunali vengano convocati o gestiti come se fossero delle assemblee di condominio. Invece il Consiglio Comunale è l'organo più rappresentativo della comunità cittadina, più della giunta al pari del sindaco e di conseguenza deve essere, ha stabilito il TAR, convocato, gestito e svolto in maniera assolutamente rispettosa dei regolamenti e delle norme, con particolare riferimento a questo piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. È una questione nuova che sicuramente farà giurisprudenza, anche perché il decreto 118 è del 2011, ma l'adozione del piano è diventata obbligatoria nel 2016 e che consente non solo ai consiglieri in sé, nel caso di specie quelli di Montepaone, ma a tutta la cittadinanza di verificare con attenzione i risultati del bilancio sia in sede di bilancio preventivo e sia dopo per vedere se quei risultati che erano stati messi in preventivo sono stati effettivamente rispettati. Quindi uno strumento assolutamente utile e indispensabile, come ha chiarito il TAR, che doveva essere messo a disposizione dei consiglieri, ma anche usa una locuzione il TAR, dice a disposizione dell'intera comunità dei consociati, cioè quindi di tutti i cittadini, proprio per garantire una maggiore esigenza di trasparenza amministrativa. Ed ora le valutazioni dell'ex sindaco di Montepaone Massimo Rattà. Sulla questione legata all'annullamento del TAR Calabria del bilancio di previsione 2017 interviene il gruppo di Montepaone Console con Massimo Rattà, ex sindaco del paese e oggi esponente politico del gruppo che si oppone all'attuale maggioranza. Duro l'attacco dell'ex cittadino che accusa di inadeguatezza l'attuale amministrazione. Ma è una pagina sicuramente negativa, ancora una dimostrazione di superficialità e incapacità che noi non abbiamo perso tempo di sottolineare anche attraverso gli scritti pubblici che abbiamo pubblicato sia sui social sia sui muri del nostro comune, sottolineando ovviamente questa assoluta incapacità a condurre in porto una macchina amministrativa e dare delle risposte politiche che latitano a tutti i livelli. Questo che è successo oggi, quindi la bocciatura della delibera di approvazione del bilancio, è solamente la punta di un iceberg, di un'approssimazione con cui vengono affrontati quotidianamente tutti i problemi che riguardano il nostro comune. E quindi purtroppo è una situazione che adesso genera incertezza anche sul futuro della comunità e anche della permanenza della
dalla stessa amministrazione, quindi si aprono sicuramente degli scenari attraverso questa opera che è stata posta in essere dal gruppo di opposizione, che finalmente ha deciso di fare il proprio ruolo, anche stimolata e pungolata ovviamente da quelle che era stata la nostra iniziativa. È una opposizione che tronca definitivamente ogni tentativo di inciucio con la maggioranza, quindi che comincia a fare il proprio dovere, e quindi di questo ne beneficia anche indirettamente la comunità. Quindi senza dubbio un applauso a questa iniziativa, che avremmo già voluto noi fosse intrapresa da tempo, che auspicavamo come più incisiva, e questo finalmente comincia ad essere un atto che dimostra anche le capacità indubbie che si riconoscono all'attuale opposizione. A San Vito sullo Ionio è in corso di svolgimento il primo Festival delle Erbe. Ieri l'inaugurazione è seguita per noi da Francesco Pungitore. Ci troviamo a San Vito sullo Ionio, Festival delle Erbe. In questo momento c'è l'allestimento della Casa delle Erbe con Michele Meomartino, che ci spiega, ecco, cosa sta accadendo in questo momento. Sta accadendo che le attività come da programma stanno iniziando, e quindi sia i laboratori sia le attività, l'allestimento della Piazza delle Erbe, le conferenze che inizieranno fra una mezz'oretta, diciamo ci stiamo avviando, ci sono le premesse per una 3 giorni ricca di tante attività, e spero che questa sia di grande interesse per la popolazione calabrese. Ecco, noi ovviamente abbiamo i profumi, gli odori che ci accompagnano, che non possiamo far trasparire attraverso le telecamere, ma vediamo qui già, ecco, una ricca proposta, soprattutto legata ovviamente al territorio calabrese. Allora, questa alla nostra sinistra è un'erboristeria di Soverato, la Nuova Radice è un'erboristeria, c'è la nostra amica Anna Maria Celia, che è la nostra erborista, naturopata, che terrà nello stesso spazio dove è espositivo anche un sportello informativo sul benessere. Quindi le persone che sono interessate a sapere qualcosa sul benessere, la nostra diciamo, amica Anna Maria potrà dare e fornire informazioni molto utili. Per il resto qui ci sono delle eccellenze calabresi come il bergamotto, gli agrumi, gli oli aromatici, insomma sono delle cose che riguardano la nostra salute, riguardano il nostro benessere. Spesso si presta poco attenzione a questi aspetti, e invece si presta, ahi noi, attenzione a cose molto più risibili. E più in là abbiamo proprio, esatto, i profumi di cui dicevamo prima. Esatto, gli amici, la nostra sinistra, vengono da Cosenza, l'amica che sta infiocchettando il barattolo, Ida Sardo, e anche Rosa, stanno loro della Casa delle Erbe di Cosenza. E terranno dei laboratori, oggi stesso un laboratorio, avranno diverse attività nel corso di questi 3 giorni. Sono qui, rappresentano un pezzetto importante delle Case delle Erbe presenti in Calabria, le altre sono una qui a San Vito, a cura di Rosa Brancatelli, le altre stanno a Reggio Calabria. Nel frattempo stanno sorgendo tanti nuclei dove persone, donne, a partire dalla riscoperta delle erbe, fanno nascere queste produzioni dal basso. Possiamo dire, lo abbiamo già preannunciato in certo, precedenza, che questa è una sintesi un po' della nostra grande tradizione calabrese, che viene adesso riproposta in chiave moderna. Sì, nel senso che c'è un ritorno, diciamo così, alle bellezze naturali, e questo secondo me può rappresentare il momento di ripartenza per un'economia che per tanti anni invece si è affidata a un tipo di industria che non si conciliava molto con la storia dei territori. Io penso che la natura, i territori, la Calabria in particolare, ha tutte le caratteristiche per poter in qualche modo così avviare un rinascimento culturale ma anche economico di questa regione, ricchissima e bellissima tra l'altro. E nel frattempo qui abbiamo una sorta di riunione legata alla spiegazione anche di quello che accade. Sì, Michele Crudo sta tenendo un laboratorio sugli oli essenziali, ed è un'altra eccellenza calabrese. In questo momento stiamo vedendo, mentre ci sono delle erbe che stanno qui in soluzione, e lì vediamo tutto il processo con cui si fanno la distillazione.
una cosa molto bella, molto interessante, così le persone quando poi vanno a casa e si mettono un profumo, un olio essenziale, sanno qual è il processo che li ha portati poi a utilizzare queste cose. È importante conoscere le persone. Quando dietro un prodotto, dietro qualcosa che noi ci viene confezionato su un banco, su un mercato, c'è una storia, ci sono persone, c'è una tradizione, c'è la passione. Questo secondo me varrebbe la pena conoscere non solo per quanto riguarda le erbe, ma in qualsiasi cosa che ci riguarda. Come nasce questa esperienza e come si arriva appunto all'iniziativa di oggi? Allora, nasce sulle montagne dell'Alto Molise. Io sono pugliese di nascita, però vivo a Pescara da tanti anni e con Antonio D'André, che non è presente qui oggi, e con Maria Sonia Baldoni, alcuni anni fa immaginammo così, proprio attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle erbe spontanee, immaginammo tanti luoghi dove le persone potessero incontrare e dove in qualche modo le erbe spontanee sono gratuite, quindi sono un dono della natura, sono un dono di Dio per chi ci crede. E quindi a partire da questo poter immaginare una convivialità dove persone, uomini, donne, bambini, adulti potessero fare convivialità. Ma una convivialità fattiva di gente che durante l'arco dell'anno si incontra, fanno il pane insieme, magari poi possono nascere anche delle attività di microeconomia e tante ne stanno nascendo. Ecco, un nuovo modo di stare insieme, non più basato solo su rapporti, diciamo, dot des, ma anche su un dono gratuito spesso, che accade anche nelle case delle erbe, c'è gente che viene, sta alcuni giorni, impara. Sono delle realtà che stanno nascendo, quindi non ancora c'è un costrutto, sono realtà dinamiche che in questo periodo stanno vivendo una bella stagione. E i festival rappresentano una vetrina per tutto ciò. E adesso a Davoli per la festa di San Vittore. Si sono conclusi a Davoli Borgo i festeggiamenti in onore del patrono San Vittore, una festa riuscita grazie all'impegno e alla solidarietà di tutta la popolazione davolese e anche con l'aiuto di alcuni sponsor dei comuni limitrofi. Soddisfatto il parroco Don Nicola Coppoletta ai microfoni di Saro Gioitta. Sì, è vero, dove c'è il santo, dove c'è il Signore unisce, lo dice anche Gesù nel Vangelo. Dove sono riuniti due o tre nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questa è la bellezza e la testimonianza che ancora oggi San Vittore riesce a donare a tutta la comunità intera di Davoli Marina. Perché come noi ben sappiamo, San Vittore è il protettore di tutta la comunità di Davoli, quindi dalla montagna al mare. Ed è bello che la comunità intera quest'anno ha partecipato tutti quanti per la realizzazione di questa festa. È stato bello vedere il popolo che si è messo per poter partecipare a questa festa. Allora l'augurio che io voglio fare a tutti quanti è che veramente possano oggi e sempre portare avanti il messaggio stupendo che dona San Vittore, che è quello appunto della protezione, della sicurezza e della gioia. Ed è anche l'augurio che faccio alla mia comunità insieme a tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima celebrazione e alla processione. Lei è soddisfatto della presenza dei davolesi qui in chiesa, sia per quelle religiose, per quelle civili pure? Certamente, ormai con Davoli si è creato questo rapporto di amore. Sono orgoglioso di questo popolo, sono anche contento di essere in mezzo a loro, perché per quello che riesco insegno a loro qualcosa, ma soprattutto sono loro, attraverso la loro semplicità e la loro testimonianza, che insegnano anche a me qualcosa. Quindi è uno scambio di doni. Io riesco a donare loro per quello che riesco alla parola di Dio, e loro con la loro testimonianza riescono ad arricchirmi e a rendere anch'io un buon cristiano. Quindi di questo sono veramente contento di essere qui a Davoli, che il Signore possa benedire questa sua scelta e spero di fare sempre la sua volontà. E grazie all'immagine di Gennaro Mongiardo si può portare Davoli fuori Davoli. Certamente, è giusto anche conoscere, per quanto riguarda la conoscenza e la tradizione di un paese e di un santo. San Vittore di Marsiglia non è protettore solo di Davoli, anche della Spagna, ma anche di tanti altri luoghi. Allora è bello che in un mondo dove ormai c'è questo messaggio di odio, di morte e di altro ancora, possa vedere che veramente c'è un popolo che ancora oggi ha fede, ha tradizione e vuole manifestare la propria fede nei confronti del proprio santo. Quindi che veramente questo messaggio possa andare avanti e che non vengano portati solo messaggi brutti e orribili, ma che possano anche esserci messaggi di speranza, perché questo è quello che il mondo oggi ha bisogno, tanta speranza e tanta voglia di camminare. Nei prossimi giorni sarà trasmessa dalla nostra emittente uno speciale sull'evento. Grazie per averci seguito, questa era l'ultima notizia, buon fine settimana!